Ben trovati in una nuova puntata della Free Kick Challenge. La challenge funziona sempre allo stesso modo: 36 tiri su calci di prima nelle probabilità di FIFA 23. L'obiettivo è segnarne il più possibile. Alla fine, tra tutti gli ospiti, è stilata una classifica e il numero 1 verrà decretato come il miglior tiratore di punizioni su FIFA. Nello scorso episodio abbiamo avuto Venom. Se vi interessa sapere come è andata a finire e quanto ha fatto, link in descrizione. Oggi avremo come ospite il dottor Wise. Prima di iniziare, lasciatemi un commento con chi vorreste nel prossimo video e soprattutto voi quante punizioni sareste in grado di mettere dentro. Iniziamo. Marco, come stai? Tutto bene? Bene, spero anche te. Tutto bene? Mi hai messo di fronte a una sfida difficile, io te lo dico. Non sei il primo a dirlo. Innanzitutto grazie per essere passato, per essere venuto qui a fare questa challenge, anche perché... Ma grazie comunque, a te per l'invito. Ragazzi, siamo qui in questa challenge dove dovrai fare 36 tiri, praticamente 3 giri di calci piazzati di prima. Ovviamente l'obiettivo è quello di buttarne dentro il più possibile. Flavio l'altra volta se l'è un po' tirata, ha fatto un pochino il galletto, ha detto ne faccio 12. Io ne faccio, le chiamo prima, ne faccio 12 su 36. 12 su 36 è un bel po'. Ce ne faccio 12 su 36, che comunque non è facile. E alla fine ha concluso con un 7. Con un 7. Quindi adesso lui è a 7. È il primo concorrente e sta a 7. E ovviamente era in cima alla classifica perché stava solamente lui. Ti chiedo, domanda di rito, come ho fatto con Flavio l'altra volta: quanto credi di fare? Allora, quest'anno le punizioni sono veramente difficili, cioè io non sono in grado come gli altri anni. Non mi piace particolarmente anche il nuovo sistema. Non lo so, spero almeno di pareggiare e magari riuscire a superarlo. Diciamo 8-9, speriamo almeno. Vabbè, dai, 8-9, dai, 8-9, sei onesto. Poi magari da lì possiamo migliorare. Puoi scegliere qualsiasi giocatore tu voglia, quindi scegli quello che vuoi, non ci sono problemi. Chi vorresti prendere? Guarda, io ho perso una scommessa con la mia ragazza e quindi devo prendere Hakan Çalhanoğlu. Vabbè, che però il piedino per le punizioni ce l'ha. Il piedino ce l'ha, però da milanista un po'. Anch'io sono milanista. È stata una scelta, devo pagare. Hai fatto un cagatone, vabbè. Prima punizione. Allora, pensa a iniziare subito bene, quanto sarebbe importante. Sì, sarebbe importante, ma io ti dico che ci sono, se non, l'altra volta ho contato due o tre punizioni su 11 tentativi che hai, che in realtà sono 12 perché il primo non lo conta, sono veramente difficili. Io non avevo idea come batterle. Iniziamo benissimo. Vabbè, barriera. Vabbè, barriera. Fai scaldare il piedino da Cancellano. Appena uscito dagli spogliatoi. Comunque fa veramente male. Esatto, dai, la prima è dei polli. La seconda. Beh, allora, stiamo migliorando. Porta, almeno la porta, scusa, l'abbiamo presa. Prova Del, forse, sì, può essere. Ma perché? Dai, il terzo. Andiamo, Çalha. Ok, però ci stiamo avvicinando. Prima mancava la potenza, adesso manca la precisione. Al prossimo piano ci dobbiamo mettere tutti insieme. Sai qual è il problema? Quale? Che tu mi hai detto ce ne sono tre difficili. Intanto vado con la quarta. E c'è il gol. Dentro. Vabbè, ragazzi, il dottore sta scaldando le mani per l'operazione. Adesso ecco. Io già qua panico. Ovviamente, come si fa questa? Ovviamente lui ti fa capire, la devi tirare bassa. Però come si fa? Boh. No, io la provo a tirare alta. Non so tirarle basse. Ma prendi la barriera tu. Vai, barriera. Ma neanche. Ma poi la palla che effetto ha avuto? Un effetto vomitevole. Allora, anche questa. E tra l'altro vorrei capire la situazione reale in cui c'è la barriera con due. Questa è l'altra difficile. Questa qua non l'ho mai vista. Ma chi? Perché? Vabbè, ok. Beh, infatti, è masochismo questo. Chi è che mette Çalha. Allora ti dico, questa, Flavio, per tutto il tempo non ha mai capito come batterla. Però vedo che tu invece già al primo tentativo L'hai presa bene. Quindi ricordatelo. Io ho difficoltà su quelle basse. Questa dovrebbe essere facile, mi sa. Il dottore questa dovrebbe essere un uomo. Ecco, infatti, traversa, però ci siamo. Dovevi andare un po' più di lato. Più a destra, sì. Questa sbagliarla. Ma questa quasi ti dico vai di esterno, però vediamo, tu vai così a giro. No, era gol. È gol questo praticamente. VAR, non lo so. Lo ricontrollerò poi quando monto il video. Prendi l'obiettivo, il bersaglio. Vuol dire che è entrata? Penso di sì. Non lo so, perché il portiere ha fatto una super paratona. Ma qua non capisco che problema hai. Non riesci neanche a... Non riesco a dargli potenza proprio. Okay. Qui tu dici bassa? Ma non so come. Prova bassa ad esterno, tipo. Vai. Bassa ad esterno. Vediamo. Io ci provo. Tiro teso raso terra, è suo.
Bello. Però è quello. Però è bella, è una merda. Questo secondo me è difficile. Dai. Perché sul palo del portiere. Mi sa. No, devo provarla. Forza, così. Dottore, però. Facci sognare. Vai. Vai, Ciala! Però ce l'hai, l'hai capita, ce l'hai. Guarda, bravo, l'ultima mi sa del primo giro. L'unico questo, che conosco giusto? Che le mette così a giro è Messi. Infatti. Infatti mi sa che il piede. Allora, non primo c'è. Giro per il dottore finisce a 2. Forse 2, dovrebbero essere 2. Secondo giro? Secondo giro per il dottore. Dottore, non ci deve deludere perché lei è uno che ne dovrebbe sapere sotto ogni punto di vista. Non la voglio impreparata sulle punizioni. Ma tu mi stai mettendo una pressione incredibile. No, ti prego. Vai, Akan. Ma ancora Akan, sempre sto. Davamo la potenza. Prova a caricare 3.5 lì la prossima volta. Dai, allora. Dai, ce l'hai Akan. Akan ce l'ha, Akan ce l'ha. No, mi sa che ho sbagliato il timer qua. Ma forse sì, e forse anche un po' più alta magari. Questa che fai? Questo qua è tipo il bullying quando rimangono gli ultimi due birilli questa. Ma allora, me l'hai chiamata prima. Dai. Tu me l'hai chiamata, devo tirarla d'esterno. Facci sognare. Colpino. Vai, me l'hai chiamata d'esterno. Vai, Akan! Oh, che culo! Hai trollato vale il portiere, due. L'hai confuso. Beh, l'hai stunnato. Sei confuso. Questo è clamoroso. Questo è clamoroso. Hai stunnato il portiere. Questa dovrebbe essere facile, quindi. No. Perché c'eravamo un po' di potenza. Forse anche un po' più largo. Voglio provare a vedere se il portiere si glitcha ancora. Magari implode. Debugging del gioco. Vai. Direi. No. No, bravo il portiere, però. Bravo. Ma questa è difficilissima. Comunque ce l'hai questa. Secondo me comunque devi caricare un po' di più. Prova a dargli una mezza tacchetta in più. Ah, tu hai detto verso il terzo e caricare un pochino di più. Questo piano. È caricato poco. Però ragazzi, non so perché fa dei tiri orrendi, ma lo mette in difficoltà senza alcun motivo. Va bene, ok. Ma questa è la crossbar challenge. Spaccalo. Vai, questo ci siamo. L'ha spaccato. Ok, ci siamo. 4. Madonna, io sono in 3 su 3 del dottore qui. Ci siamo, vai Akan. E questa non era male, Non era male. Forse dovevi mirare dall'altra parte. Qua. Non lo so, chiama me. Se segno questa me ne vado. Insisti. No, vabbè. Difficile. Ma perché tutte quelle difficili, gioco? Sta capitando troppe volte questa punizione con doppia barriera al cioccolato, cioè. Perché sanno che la voglio battere. Buona, questa è buona. No, ma hai preso sempre la traversa su sto tiro. Ce l'abbiamo. Allora, se è un film di Hollywood, all'ultima avrò quella punizione e la segno per pareggiare. Vedrai. Per ora stai a 4, Per ora sto a 4. No, ma Provedello è un fenomeno, importa. Ma poi perché mette sempre Provedello? Giro. Dottore, almeno 3. Almeno 3. Non esiste che lei mi fa meno di Flavio. Devo pareggiare, questa devo pareggiare. Akan, dannazione. Vabbè, ma questa è difficile. Come faccio questa? Allora, io la provo sempre sull'esterno. La provo sempre sull'esterno. Ma lo sai che l'idea non era male? Sai che l'idea non era male? Esatto. Questa c'è. Vai, Akan. Ancora la traversa. Però hai preso il bersaglio. Però no, questa non è entrata per niente. No, non è entrata. È incredibile. Qua non so cosa comunque dirti. La crossbar challenge. Per quante ne hai preso una crossbar challenge? È buono tutto. Ancora? Il video cambio il titolo: crossbar challenge con Dr. White. Va bene. No, ma davvero? Adesso si prende una traversa anche qua, rido. Non so, ma perché no, ma dove hai mirato? Scusami, alle palle tra i due. Ma cosa? Sì, volevo provare. Devo farla passare in mezzo ai due omini. Questa dobbiamo segnarla per darci un minimo di speranza. Provedel, ragazzi, è un mostro. Detto. Vai. Akan, confido in te. Ma no. Ormai siamo 4, ne è ancora 4. Difficoltà. Calma, un bel respiro come il Sium. Calma. Prenditi i passi, la rincorsa. No, non diciamo il Sium perché sennò la sparo sulla barriera ancora. No. Messi, abbiamo bisogno di Messi. Lo spirito di Leo Messi. Questa è la finale di Champions. Parte Çalhanoğlu. No, ragazzi. Vabbè, ma Provedel, ragazzi, è un mostro. Tieni un altro mezzo secondo, secondo me. Carica un altro mezzo secondo. Provo, così, mi fido. No, non c'è.
Ma ce l'hai, quella difficile, ce l'hai, però non è. Paradossalmente ho sbagliato. Guarda, le altre, oppure va sempre traverso. Per quante traverse hai preso? Te ne abbonerei almeno una, te la abbonerei. Dai, questa è buona. Questa è buona. No, ragazzi. Ma cosa? No. Ma dai, ragazzi, ma Provedel on fire. No, ce la faccio. L'ultima, può fare massimo 5. L'ultima. Almeno chiudila in bellezza, vattene con l'esplosione dietro. No, vado d'esterno così, vai. Ce la farà. No! Vola Provedel. Ha fatto 4, però per tutte le traverse che ha preso, per gran tiri che ha fatto parati da questo Provedel in versione uomo gatto, non so che cosa gli hanno dato da mangiare a Provedel, pane e steroidi. Io veramente gliene abbonerei 1/2, però la challenge è questa, dobbiamo attenerci alla carta, perché carta canta e vince Sanremo, lo sappiamo tutti. È veramente difficile, puoi confermarlo? Porco cane, più che altro perché o dai la potenza o dai la precisione o prendi le barriere, ragazzi, è difficilissimo. Porco cane. Io ringrazio Dr. Whites per essere passato nel canale e per aver preso parte alla challenge. Nel prossimo video scopriremo se il prossimo ospite sarà riuscito a battere il dottore Flavio o se altrimenti magari rimarrà al di sotto del dottore. Grazie a te, andrò ovviamente ad allenarmi perché la prossima volta dobbiamo vincere. No, la prossima volta dobbiamo vincere. Noi ci salutiamo, ci vediamo nel prossimo episodio della Free Kick Challenge e ciao a tutti ragazzi, ciao ciao.